Oggi ci occupiamo di Giuseppe Mazzini, uno dei grandi che fecero l'Italia, anzi il primo che volle l'Italia unita. Da giovane si iscrisse alla Carboneria, poi nel 1831 fondò la Giovane Italia, fomentò, organizzò le rivolte a Genova, Alessandria, l'attacco alla Savoia, tutti falliti, e lui si dovette ritirare esule a Londra, dove ebbe delle polemiche con Karl Marx. Nel 1849 fu triumviro nella Roma che aveva cacciato il Papa, insieme a Saffi e ad Armellini, e poi tornò a una vita di esilio e di difficoltà. Ancora nel 1860 e poi nel 1870 rifiutò un'amnistia e fu disconosciuto fino alla morte praticamente. Ma la Roma successiva, nel 1903 introdusse il suo libro più famoso, I doveri dell'uomo nelle scuole, e la Roma repubblicana nel 1949 gli dedicò un monumento. 1831, esule a Marsiglia, Giuseppe Mazzini fonda la Giovine Italia, organizzazione che pone in cima ai suoi obiettivi la questione nazionale. L'Italia deve essere una indipendente e repubblicana. 1849, nasce la Repubblica Romana e Mazzini viene nominato triumviro insieme ad Aurelio Saffi e Carlo Armellini. L'esperienza dura pochi mesi, fino a quando l'esercito francese rimetterà Papa Pio IX al suo posto. 1860, Mazzini incontra Garibaldi a Napoli, che ha appena conquistato il sud Italia per conto della monarchia sabauda. Insiste perché il generale chiede al re un'assemblea costituente, ma Garibaldi rimane fedele a Vittorio Emanuele II e l'unità d'Italia si compie sotto la bandiera dei Savoia. Di Giuseppe Mazzini, l'apostolo del Risorgimento, parliamo col professor Luigi Mascilli Migliorini e con i nostri giovani storici. Professore, partiamo da una questione marginale. La madre di Mazzini era giansenista. Conta, ha contato questa cosa? Tantissimo, tantissimo. Anche per un altro personaggio importante come Manzoni, la mamma quasi giansenista contò. Ma per Mazzini... Ma che significava essere giansenisti? Significava rimanere nella religione cattolica, sì. Quindi non avere nessuna sirena protestante, che allora suonavano abbastanza forti. E, però al tempo stesso avere del cattolicesimo un'idea molto austera, molto legata alla moralità personale, molto al dialogo di se stessi con Dio, quindi un po' vicini certo a quello che potrebbe immaginare il protestantesimo, ma diverso per la grande poi mobilità affettiva che questo generava. Un giansenista era severo con se stesso, ma anche molto generoso con gli altri. Beh, ha fatto un ritratto del nostro protagonista di Mazzini attraverso la descrizione della fede di sua madre. Entriamo subito nel primo capitolo, guidati da Emanuela Lucchetti, parleremo di come nacque la Giovane Italia. Genovese di famiglia borghese, Mazzini risente nella propria formazione delle idee democratiche del padre, ma anche della granitica fede giansenista della madre, che contribuisce a forgiarne il rigore morale. Nel 1827 si laurea in giurisprudenza, ma contemporaneamente coltiva una forte passione verso le arti e la letteratura. Legge Alfieri, Foscolo, Dante Alighieri, che ai suoi occhi appare come il profeta della nazione italiana quando l'Italia ancora non esiste, è soltanto un'espressione geografica. In linea con lo spirito romantico del primo Ottocento, Mazzini fonde i suoi interessi letterari con la passione civile e con il nascente sentimento patriottico. Come si può discutere di letteratura nazionale, si chiede appunto Mazzini, se non c'è una nazione? Nel 1827 Giuseppe Mazzini si affilia alla Carboneria. Partecipa alle attività della società segreta, ma non ne condivide del tutto la prassi e la filosofia ispiratrice. Nel 1830 viene arrestato e trasferito nel carcere di Savona, dove matura il definitivo distacco dalla Carboneria. Dopo pochi mesi viene scarcerato, ma è costretto a scegliere tra il confino e l'esilio. Decide per l'esilio, senza ancora sapere che passerà in questa condizione gran parte della sua vita. Dopo un breve soggiorno in Svizzera, Mazzini si stabilisce a Marsiglia.
Qui entra in contatto con altri esuli italiani ed europei e nel 1831 fonda la Giovine Italia. La nuova organizzazione, che dà un impulso straordinario a tutta la prima fase del Risorgimento, si distacca in modo netto dalla carboneria e mette al centro del suo programma la questione nazionale. Io, Jacopo Ruffini, convinto che la virtù sta nell'azione e nel sacrificio, che la potenza sta nell'unione e nella costanza della volontà, do il mio nome alla Giovane Italia, associazione di uomini credenti nella stessa fede, e giuro di consacrarmi tutto e per sempre a costituire con essi l'Italia in nazione una, indipendente e repubblicana. Questo obiettivo va perseguito con il coinvolgimento del popolo e senza più la speranza che a guidare il movimento indipendentista possano essere dei sovrani. Da qui l'ostilità di Mazzini nei confronti della monarchia, anche quella sabauda, non solo quelle straniere, e la convinta scelta repubblicana. Una posizione che manterrà con coerenza sino alla fine, anche quando la sua idea uscirà sconfitta dagli sviluppi del Risorgimento. Secondo il programma della Giovine Italia, la lotta rivoluzionaria si combatte con l'insurrezione, ma anche attraverso una capillare opera di educazione spirituale del popolo, in un insieme di politica e religiosità che è un tratto peculiare del pensiero mazziniano. La sua è una fede nella libertà, nei principi democratici, nel progresso del genere umano. Ecco perché Mazzini segue da vicino le lotte per l'indipendenza di tutti i popoli europei. Ed ecco perché la lotta di liberazione nazionale è per lui intimamente connessa con le battaglie per la democrazia, l'eguaglianza e la giustizia sociale, che devono avere come obiettivo ultimo l'emancipazione dell'umanità. Un'umanità che si incarna pienamente solo nella nazione intesa come organismo vivente che rappresenta la cultura e lo spirito del popolo. È questa combinazione di politica, ideologia e spiritualità, insieme alla incessante attività pubblicistica e propagandistica, a fare di Mazzini l'apostolo del Risorgimento. Mazzini è un uomo che ogni volta che si raggiunge un risultato vuole più uno, più uno, più uno. Però partiamo dalla carboneria. Cosa c'ha che non va nella carboneria di quegli anni? Stiamo negli anni immediatamente a ridosso di Vienna, della Restaurazione. E perché non doveva bastare la carboneria? Un po' non aveva funzionato concretamente. È vero. Perché quasi tutti i moti carbonari si erano risolti poi delazioni, informazioni date alla polizia. Insomma, l'Austria aveva avuto facilmente, ma anche il Piemonte, facilmente gioco di questi segreti della carboneria. E poi c'era un problema di natura ideale e organizzativa. Certo. Le associazioni segrete sono segrete, quindi tendono ad essere ridotte a pochi numeri, con filiere spesso impenetrabili. L'idea di Mazzini era di rovesciare tutto questo invece in una grande associazione aperta e soprattutto piena di soci, direi. Piena di soci. Giulio Lupari, ma cosa fu la Giovane Italia? Beh, la Giovane Italia fu sicuramente molto diversa dalla carboneria, stavamo dicendo. La carboneria fu un'esperienza chiusa, di pochi, che aveva lunghe catene di comando in cui spesso non si sapeva nemmeno chi fossero questi capi. E soprattutto tutti quei riti, quelle inizializzazioni che comunque allontanavano molto la popolazione. Basti pensare al fatto che poi molto spesso i carbonari non si appoggiavano nemmeno alla popolazione, erano totalmente avulsi da questa. La Giovane Italia era totalmente diversa. Innanzitutto perché aveva una spinta democratica, mentre invece la carboneria solitamente era di stampo liberale. Inoltre l'intento di Mazzini era quello appunto di appoggiarsi totalmente alla popolazione, che doveva essere formata, educata, preparata a quella grande insurrezione che avrebbe portato alla liberazione di tutta l'Italia, a questo grande unione. È vero, professore, che la Giovane Italia ci si poteva iscrivere solo se si era giovani, che c'erano delle barriere d'età, poi non osservate. Sempre osservate,
ma sostanziali nell'ispirazione della giovine Italia. Per esempio, una figura affascinante che c'è in tutti i libri su Mazzini, questo Jacopo Ruffini, che per lui è un alter ego. Sì. Ed è veramente l'icona generazionale di una associazione, di un pensiero, di un movimento che, come quasi sempre nella storia, ha proprio nell'essere giovani un tratto coagulante. D'altra parte, nemmeno Mazzini era molto vecchio all'epoca, noi poi lo vediamo sempre con la barba, con un'aria forse anche vecchieggiante, ma aveva nemmeno 30 anni. Quindi, era giovanissimo. Era giovanissimo, quindi si mescolava facilmente. E Ruffini chi fu per lui? Ruffini fu il fratello minore, l'amico più giovane, che spesso anche in questi mondi... aveva dei sensi di colpa Mazzini nei confronti di Ruffini per la sua morte giovane? Dopo certamente. Dopo sì. Molto la cosiddetta tempesta del dubbio che tutti raccontano, il momento di smarrimento, se così vogliamo dire, di Mazzini, nasce molto da esiti disastrosi, anche quelli non solo della Carboneria, della Giovine Italia in azione, e anche proprio dal suicidio, sacrificio proprio personale di un giovane amico a cui egli teneva molto e che rappresenta in fondo anche una sorta di conclusione, autosuicidio, non so come dirlo meglio. Essere un capo rivoluzionario, penso anche ad altri capi nel Novecento, a tante storie anche molto più vicine a noi, significa attraversare deserti, sentirsi sempre il peso di un obiettivo che non arriva e che tuttavia intorno già ti parla di morte, di sacrifici, e il rinvio continuo ideologico non riesce a muovere fino in fondo l'angoscia che ti viene. Certo, chiarissimo. Allora, proprio prendendo come filo conduttore le cose molto sottili che lei ha detto, attraversare deserti, la vita di Mazzini è una vita fra condanne a morte, esilio, ancora esilio. Adesso l'esilio a Londra lo vedremo nel secondo capitolo, sempre guidati da Emanuele Lucchetti. La Giovine Italia, forse proprio per la componente ideale e spirituale del messaggio mazziniano, conosce una rapida fortuna in molte aree della penisola, specialmente in Piemonte e in Liguria. In tanti aderiscono alla nuova organizzazione e decidono di dedicare la propria vita alla lotta per l'indipendenza nazionale. Sono intellettuali, aristocratici illuminati, ma anche artigiani e commercianti, strati della piccola borghesia. E non solo. L'attività di propaganda fa breccia anche tra le fila dell'esercito Sabaudo, dove sono coinvolti diversi ufficiali. E mentre la propaganda va avanti, appunto, Mazzini, fedele al principio di pensiero e azione, unisce all'attività di ideologo quella di cospiratore. Nel 1833 organizza due rivolte a Genova e ad Alessandria, ma il piano viene scoperto e bloccato sul nascere. Ne seguono arresti, processi e 12 condanne a morte. L'amico e sodale Jacopo Ruffini si toglierà la vita in carcere pur di non tradire i propri compagni. Espulso anche dalla Francia, Mazzini è costretto a riparare a Ginevra. Da qui organizza una spedizione in Savoia e un'altra insurrezione nella sua Genova. Ma anche questi due tentativi falliscono e inaugurano una lunga serie di sconfitte che accompagnerà tutta la sua vita di rivoluzionario. La dimensione europea del suo pensiero porta Giuseppe Mazzini a fondare a Ginevra nel 1834 la Giovine Europa, dopo aver conosciuto esuli, patrioti, ma anche semplici emigrati che convergevano lì da tutto il continente. La sua idea è raccogliere in una sorta di santa alleanza tutti i popoli oppressi, vittime dei vecchi poteri che governano l'Europa con il pugno di ferro e la repressione. Mazzini è ormai una figura nota a tutte le polizie, così anche le autorità svizzere, nel 1836, ne decretano l'espulsione. Sono mesi difficili per l'esule italiano, che oltre ad affrontare le durezze di una vita continuamente in fuga, è tormentato dai fallimenti della Giovine Italia e dall'idea dei tanti patrioti che hanno perso la vita o la libertà nelle imprese da lui organizzate o ispirate alle sue idee. È quella che lui stesso chiama la tempesta del dubbio.
Nel 1837 Mazzini si trasferisce a Londra e anche qui i primi anni non sono facili. Non ha denaro e i tentativi di avviare piccole attività commerciali danno scarsi risultati. Inizia a collaborare con alcuni giornali tedeschi ed entra in contatto con ambienti culturali, ma per lo più la sua è una vita di isolamento e di riflessione solitaria. Nel 1840 rifonda la Giovine Italia, la cui rete era stata annientata dalla repressione, ed entra in contatto con gli emigrati italiani in Inghilterra, dando vita all'Unione degli Operai Italiani. A Londra, fulcro della rivoluzione industriale, Mazzini concentra la sua attenzione sulla questione sociale e sulla condizione dei lavoratori. Le idee democratiche e le battaglie per la giustizia sociale lo spingono su posizioni decisamente avanzate, al punto che, in seguito, sarà da molti considerato come un precursore delle idee socialiste. Ma la sua forte tempra spirituale, così come lo tiene distante da un'idea di società capitalista fondata sui beni materiali, allo stesso modo lo allontana dalla visione tutta economica di Karl Marx, che proprio in questi anni sta elaborando i fondamenti del socialismo e del materialismo storico. Entrambi vivono a Londra e tra i due ci sono molte occasioni di polemica. Marx lo chiama Teo Pompo, l'inviato di Dio, e lo bolla come il Papa della Chiesa Democratica. Una distanza che non verrà mai colmata, perché Mazzini è contro il materialismo e soprattutto è interclassista. Impegnato da sempre nella lotta ai privilegi e alle diseguaglianze, cerca di favorire in tutti i modi l'associazionismo operaio, ma sarà sempre contrario alla lotta di classe, vista come la rottura di quell'unità granitica che per lui deve essere il popolo. Sì, Marx avrà avuto pure voglia, deve essere molto giovane anche Marx all'epoca, di prenderlo in giro a Mazzini, ma Mazzini era molto più famoso di Marx, famosissimo, ancora adesso è famosissimo a Londra. Non c'è dubbio. Mazzini spesso non viene considerato una sorta di, seconda scelta rispetto a Marx, e invece è stato per molto tempo nell'orizzonte europeo la prima scelta di chi immaginava che le parole del momento, la nazione, la libertà, potessero fare uno o due passi più avanti, la democrazia politica, la democrazia sociale. Quindi le parole di Mazzini erano molto più dentro la sensibilità di chi era insoddisfatto del presente e vedeva due o tre passi avanti. E poi adatte ai tempi, adatte al 1848 e, certo, e l'epoca. Pietro Sorace, ma lui mette su a Londra una scuola dei lavoratori, che cos'è? Esatto, perché il pensiero mazziniano ha per motore l'educazione. In un opuscolo che poi sarà diffusissimo, si rivolge agli operai italiani con cui ha familiarizzato, diciamo anche prima, nella Londra industriale del tempo, dicendo che l'educazione deve essere il perno centrale per una futura lotta. Se il popolo non ha coscienza di sé, non ha neanche coscienza del potere che ha di sovvertire la tirannide. E perciò nel 1841 fonda, gestisce, insegna in questa scuola, la libera scuola per i lavoratori, proprio nel quartiere italiano di Londra. Una scuola che avrà un successo pazzesco, soprattutto per l'opinione pubblica londinese. Da 51 iscritti iniziali si arriverà a 200 iscritti, tra cui 7 ragazze, e poi libri distribuiti gratuitamente, gli orari che erano congrui agli orari di lavoro che dovevano sopportare i bambini del tempo. Però ci furono degli oppositori, ci fu chi criticò questa iniziativa dicendo che Mazzini voleva formare i futuri cospiratori d'Italia. Però alla fine non fu chiusa questa scuola, anzi ebbe ancora più fortuna poi nel tempo. Ecco, diciamo dal 1837, quando Mazzini arriva a Londra, fino al 1860, quando ci sarà l'impresa di Garibaldi, in assoluto Mazzini è il rivoluzionario più... cioè tutti i rivoluzionari sono mazziniani in Italia, gli altri stanno, compreso Cavour, ancora a pensare ad altri progetti. È proprio così anche in questo caso. La nostra idea, dati i risultati finali, è che l'unità d'Italia sia un processo, essenzialmente un'idea anche, dei liberali e dei moderati. In realtà è esattamente il contrario. Esatto. E questo pone tanti problemi. Quello principale, quello che poi stava più a cuore a Mazzini, è che
l'Italia precocemente viene immaginata come l'appuntamento della democrazia, certo della libertà, ma di una libertà, diciamo così, democratica. L'indipendenza e l'unità, che sono parole d'ordine poi che si affermano nel progetto di Cavour e che anzi rendono il progetto di Cavour più popolare, ma sono sempre state agitate nell'idea che tutto questo fosse un appuntamento delle libertà, della democrazia. Il rovesciamento avviene per motivi diplomatici, per tante altre questioni molto, molto note peraltro, e ci lascia uno strascico che forse è risarcito solo dalla Costituzione Repubblicana del secondo benissimo, dopoguerra. Però c'è qualcosa che rimane misterioso nella vita di Mazzini. Una per tutte, passano, mi sembra, 3 anni fra l'impresa di Pisacane nel sud e l'impresa di Garibaldi in Sicilia. Ma com'è possibile che avesse un così scarso talento, mettiamo così, organizzativo, Mazzini e Mazziniani, da concepirla male, andare lì, farsi massacrare, avere un rapporto anche brutto da vedere, perché il fatto che dei popolani massacrino gli insorti e 3 anni dopo Garibaldi riesce a sollevare la Sicilia intera e poi l'intera Italia meridionale. Che cosa c'è in quei 3 anni? Qual è la differenza? Perché uno sì e uno no? La differenza è in una formula, però anche la formula non risolve tutta la domanda che lei mi fa. La formula è Italia Vittorio Emanuele, la formula che viene adottata da Garibaldi nel 57-58 e che diventa, per così dire, la bandiera dell'impresa dei mille. Cioè noi realizziamo l'Italia e la realizziamo dicendolo prima che essa sarà monarchica e monarchica peraltro con un sovrano di cui diciamo il nome e cognome. È la formula magica che mette insieme le attese del mondo democratico, perché dietro Garibaldi vede comunque l'idea che questa cosa non sarà proprio solamente la conquista regia, come poi si dice, e dall'altra parte rassicura il mondo liberale moderato che l'unità d'Italia non sarà un modo per dire rivoluzione. Non risolve tutta la sua domanda, se posso dire, perché lascia in qualche modo sospesa sul capo di Mazzini, grande organizzatore rivoluzionario, infaticabile programmatore di imprese, un bilancio di non solo di fallimenti materiali, come Pisacane, ma anche di disorganizzazione. In fondo questo Garibaldi, che noi vediamo sempre come un uomo, uno spadaccino d'arme, un uomo un po' più fanfarone che concreto, ha una concretezza politica, una capacità di coesione dei diversi con una finalità politica che tutta l'attività cospirativa, organizzativa e rivoluzionaria. Allora, andiamola a vedere nel terzo capitolo, sempre guidati da Emanuele Lucchetti, come si fa l'unità d'Italia. Mentre Mazzini è a Londra, in Italia riprende non senza difficoltà l'attività rivoluzionaria ispirata ai principi della Giovine Italia. Due moti in Emilia-Romagna vengono repressi facilmente e fallisce anche il tentativo dei fratelli Bandiera, che nel 1844 sbarcano in Calabria con l'intento di far sollevare la popolazione contro i Borbone, ma vengono arrestati e fucilati. I moti del 1848 sono l'occasione per Mazzini di tornare in Italia dopo 17 lunghi anni d'esilio. Arriva nella Milano insorta delle 5 giornate e raccoglie grandi consensi fino al ritorno degli austriaci. Spostandoci al centro della penisola, nel 1849, dopo la fuga di Papa Pio IX, nasce la Repubblica Romana e Mazzini viene nominato triumviro insieme ad Aurelio Saffi e Carlo Armellini. Nella città eterna il sogno democratico e repubblicano di Mazzini sembra avverarsi. Viene approvata la Costituzione più avanzata di tutta Europa, che sulla scorta delle sue idee sancisce la sovranità del popolo, il suffragio universale, l'uguaglianza dei cittadini e la cancellazione di tutti i privilegi, la libertà di culto e l'abolizione della pena di morte. Ma il sogno sembra destinato a durare pochi mesi, fin quando poi l'esercito francese entrerà a Roma rimettendo al proprio posto il Papa.
Un'ulteriore conferma questa per Mazzini che l'intervento delle potenze straniere può soltanto arrecare danni alla causa nazionale. Dopo l'ennesima sconfitta, Mazzini torna in esilio a Londra, ma lungi dallo scoraggiarsi, si convince che proprio i moti del 48 con la loro vasta partecipazione popolare hanno dimostrato che il progetto di un'Italia unita e repubblicana è maturo. Mazzini organizza dunque nuove insurrezioni a Mantova e a Milano, che però ancora una volta si risolvono in un fallimento. Marx lo accusa di spontaneismo e improvvisazione, ma ormai la crisi è profonda anche all'interno del Movimento Democratico Italiano. Molti abbandonano Mazzini, che si ritrova isolato, mentre le sorti del Risorgimento prendono la strada voluta dai moderati, con l'alleanza tra liberali e monarchia sabauda. Mazzini è in Italia quando, nel 1860, parte la spedizione dei Mille. Con le sue camicie rosse, Garibaldi conquista il sud Italia e Mazzini lo incontra a Napoli. Vuole convincerlo a pretendere dal re di Sardegna la convocazione di un'assemblea costituente, se non altro come contropartita per un'operazione militare che ora consente l'annessione di tutto il meridione al regno sabaudo. Mazzini è fermo nelle sue convinzioni antimonarchiche, ma Garibaldi, più pragmatico, ha deciso di obbedire a Vittorio Emanuele II. Così, tra i due campioni del fronte democratico, la rottura diventa insanabile. L'unità d'Italia si compie sotto la bandiera dei Savoia e all'insegna della guida politica liberal-moderata di Cavour. Mazzini è sempre più isolato e vive da esiliato anche gli ultimi anni della sua vita. Nel 1870 rientra in Italia, ma viene arrestato a Palermo e trasferito nel carcere di Gaeta. Ne esce con un'amnistia che però rifiuta, perché non riconosce il nuovo stato monarchico. Muore a Pisa il 10 marzo 1872. Come un esule in patria. Anche dopo la morte, Mazzini e il suo universo politico ideale rimangono un corpo estraneo all'organismo del nuovo Stato monarchico, anche se col tempo la retorica patriottica lo colloca insieme agli altri grandi nel panteo del Risorgimento. Nel 1903 un suo importante libro, I doveri dell'uomo, è adottato nelle scuole come testo di educazione civica, anche se opportunamente depurato dalle idee democratiche e antimonarchiche. Come per molti eroi del Risorgimento, nel corso del Novecento, saranno in molti a contendersi l'eredità di Mazzini, ma per un pieno riconoscimento della sua figura e del suo ruolo, bisognerà attendere la nascita dell'Italia repubblicana. Basti dire che un monumento in suo onore, da erigersi a Roma e proposto nel 1887, verrà inaugurato solo il 2 giugno 1949, 62 anni dopo. Professor Mascelli Migliorini, torniamo a quel momento del 1860 in cui a Napoli Mazzini e Garibaldi sono uno di fronte all'altro. Se Garibaldi si fosse fatto convincere da Mazzini, che cosa sarebbe accaduto? Come sarebbe andata la storia d'Italia? Ma guardi, io devo dire che per questa storia della Costituente a Napoli ho un'autentica passione. La cosa sarebbe veramente cambiata. Tutto quel profumo di conquista regia, di piemontesismo, tutto quello che poi ci siamo portati dietro per... Ancora adesso, certo. Sarebbero stati profondamente mutati da una Costituente che aveva una premessa monarchica che ormai nemmeno più Mazzini metteva in discussione. Quindi si trattava semplicemente di discutere insieme, non so come dirlo meglio, di aprire veramente... Cioè dare un'identità politica al sud conquistato, liberato, certo. E sarebbe diventato liberato anziché conquistato. E non dobbiamo dimenticare, giusto per allungare un attimo, che è con lo Statuto Albertino che Vittorio Emanuele III dà la chiave di Roma a Benito Mussolini nel 22. Lo Statuto Albertino era una carta costituzionale già arretrata nel 48 quando fu dato. La Costituente avrebbe portato l'Italia in una prima fila, diciamo, delle libertà democratiche. Una cosa che non abbiamo ricordato nel filmato è che durante tutti questi anni, fino al 1870 credo, fino all'amnistia, Mazzini si porta sul capo una condanna a morte
Lui è condannato a morte per i morti di Genova. Nel 1956. Insomma, una vicenda che fa pensare, no? Fa pensare molto. È un po' come la storia dei parlamenti italiani che si cominciano a datare settimo, ottavo, sì, come esatto. Se avessimo cominciato. Cioè, è il modo, in questo caso, più perverso in cui i Savoia mostrano di avere avuto più un'idea annessionistica che creatrice. Ma nella condanna a morte c'era anche una paura di Mazzini, avevano paura che lui rimettesse in moto dei cospiratori che li ammazzavano. Un po' di paura sì, ma secondo me c'era proprio il legalismo sabaudo. Quella condanna era stata fatta perché egli aveva agito contro il re di Savoia, che poi era diventato re d'Italia. Ed era la continuità che faceva gioco, cioè in qualche modo una condanna a morte con il re vigente prima e dopo doveva essere mantenuta. Chiaro. 1870, viene conquistata Roma. Mazzini, che lo ripeto, è in manette, condannato a morte, tutte le cose che noi sappiamo, forse allora era già stata commutata la condanna, ma critica persino la presa di Roma, prende le distanze, dice che era uno schifo, che non andava bene, ma anche lui però è un bel tipo. Ma che fosse un bel tipo, non possiamo negarlo. Però vedeva che era già tutto andato, diciamo così, molte virgolette, storto. L'Unità d'Italia in un progetto mazziniano era una rigenerazione delle coscienze, era una trasformazione del modo di stare insieme di una comunità nazionale, di una comunità umana. Ma perché lei pensa quindi che l'Italia mazziniana era possibile, cioè un'altra Italia era davvero possibile? O non è la solita storia che fatto qualcosa, sempre a dire non è quello che avremmo voluto, non è quello che avevamo sperato. Ragazzi, la storia si fa anche così. La storia si fa così, però si fa anche sperando. Però non c'è dubbio che le condizioni del tempo, sì. Quindi non diciamo quello che noi chiamiamo il senno di poi, le condizioni del tempo, e per questo sono un appassionato della Costituente a Napoli, avrebbero lasciato margine perché il Movimento Democratico, Repubblicano, i Garibaldini, la delusione dei Garibaldini sono pezzi di forza, non è che sono... E anche di energia. E di energia, ecco, non stiamo parlando solo di idee scritte, stiamo parlando di soggetti storici attivi e quanto attivi. Beh, tutto questo non c'è dubbio che doveva scontrarsi contro le diplomazie europee, gli equilibri, le volontà normalizzatrici della dinastia Sabauda. Ma che tutto questo non abbia avuto il sapore di un conflitto, e lo ha avuto, e forse la storia dopo questo conflitto lo ha raccontato in maniera meno, proprio perché c'era da costruire un'immagine consensuale del modo in cui il francobollo dei quattro fondatori della patria, e beh, tutto questo è vero, tanto è vero che poi è rispuntato fuori in altri momenti della storia d'Italia. E non si è dovuto aspettare molto. Verissimo. Ringrazio il professor Macilli Mignolini. Comunque le lascio il compito di darci tre libri e poi passeremo alle conclusioni. I tre libri sono, uno, una specie di omaggio a quello che è stato sicuramente il più grande storico del Movimento Repubblicano e mazziniano e di Mazzini stesso, che è stato Franco Della Peruta, una figura di assoluta, come dire, simpatia e rilievo che mi piace ricordare. Mazzini e i rivoluzionari italiani. Poi Gaetano Salvemini con il suo piccolissimo Mazzini, che va tuttavia letto perché è il libro che riapre la questione Mazzini e soprattutto fa vedere questo travaso tra la Repubblica di Mazzini e la democrazia del Novecento. Poi Le confessioni in italiano, perché questo è un modo per assolversi dall'aver letto o dal non aver letto I promessi sposi. Se uno legge Le confessioni di un italiano, vede che cosa significava essere un giovane rivoluzionario o comunque un giovane tumultuoso, ben diverso da Renzo e Lucia. Ringrazio il professor Macilli Mignolini, ringrazio i nostri giovani storici e passo alle conclusioni. Mazzini e i rivoluzionari italiani. Il Partito d'Azione, 1830-1845.
Franco della Peruta, Feltrinelli, 1974. Mazzini, Gaetano Salvemini, Feltrinelli, 2022. Le confessioni di un italiano, Ippolito Nievo, Garzanti, 2007. Luigi Mascilli Migliorini ci ha detto di quando Giuseppe Mazzini andò esule a Londra nel 1837. Bene, la prima cosa che fece Mazzini arrivando a Londra è di andare sulla tomba disadorna, abbandonata, di Ugo Foscolo, che era morto esattamente 10 anni prima. Mazzini era un ammiratore di Foscolo. Il suo libro, il libro di Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis, ne avevano fatto forse l'autore più famoso a quell'epoca. E a Londra aveva vissuto poverissimo, dopo aver rifiutato gli onori che il nuovo regime austro-ungarico gli aveva offerto, assistito solo dalla figlia. E per dovere verso Foscolo, Mazzini continuò a studiare la sua opera e trovò delle carte dall'editore libraio William Pickering che Foscolo aveva scritto sulla Divina Commedia. Mazzini le diede alle stampe e resta una delle cose più importanti sull'opera di Ugo Foscolo.